È stupendo qua. Questo è il camping dei frantoi. Adesso rischiamo un po' come si procedeva. Sera. Noi ci stiamo Allora, questo è quello dei sei frantoi che è rimasto intatto, quindi possiamo vedere i vari anni utilizzati per poi la produzione dell'olio. Innanzitutto la tazza, con le due macine, all'interno del quale venivano poste le olive, e in seguito a circa un'ora e venti di rotazione di queste macine che erano legate all'olio, si otteneva quello che era un impasto di olive, diciamo così, che veniva messo in dei dischi di corda chiamati fiscoli. Questi dischi poi venivano posizionati, 13-14 di questi dischi, all'interno della pressa. E in questa pressa c'era diciamo questo lungo asse di legno che necessitava di molta forza, quindi ci volevano circa 3 persone per farlo ruotare e avvenire quindi la persona. Qui sì, qui c'era il muro, e al di sopra del muro veniva posto, diciamo, una carota o qualcosa che il muro aveva intenzione di rincorrere, quindi per un'ora e venti circa c'era sempre questa rotazione. Poverino, veniva viva di illusioni. Quello che veniva in tutti i sensi. Questo impasto all'esterno era chiamato anche posta e corrispondeva al quantitativo di circa un quintale e 20 di olive attualmente. E quindi poi veniva posto nella pressa e da questa pressa fuoriusciva un liquido misto formato da olio, ma anche da acqua di generazione da parte delle olive e da acqua calda che veniva posta come base affinché aiutasse a filtrare l'acqua dei vari olive dall'olio.